mondo dell'atletica leggera isolana si ritrova al Convitto Nazionale di Cagliari per la tradizionale Festa dell'Atletica edizione 2017, che vado a presentare in compagnia del presidente della FIDAL Sardegna, Sergio Lai. Presidente, che anno è stato il 2017 per l'atletica leggera sarda? Non è stato un anno esaltante, ma è stato un anno importante, perché abbiamo scoperto tanti giovani, promesse che intanto che hanno conquistato dei risultati a livello nazionale, e quindi puntiamo molto su loro. Noi questi giovani li dobbiamo tutelare, li dobbiamo far crescere, li dobbiamo seguire tecnicamente, perché il futuro dell'atletica saranno loro. Facciamo i nomi, sperando di non fare torto a nessuno: Dalia Cadari, Lorenzo Patta, sono questi i nomi principali. E poi Anton Marco Musso, non dimentichiamo Anton Marco, la seconda prestazione nazionale nel salto in lungo, e poi dietro c'è una schiera di giovani veramente molto molto importanti, e questo fa sperare molto bene per il proseguo della nostra attività. Ci lasciamo alle spalle il 2017, qual è invece l'auspicio del Presidente per il 2018? 2018 sarà un anno importante, perché abbiamo in programma delle grosse manifestazioni. Vorremmo intanto organizzare i giochi delle isole, poi ci sarebbe la maratona di Cagliari che stiamo preparando con il centro universitario sportivo, e non solo, ma poi nel 2019 Cagliari dovrebbe ospitare i giochi sportivi nazionali universitari. Sono eventi di grande portata che naturalmente farà bene all'atletica, ma soprattutto allo sport sardo. La sala si sta affollando e anche per questo motivo ogni tanto la nostra telecamera viene impallata. Quest'oggi celebriamo i risultati degli atleti, ma si celebrano anche tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo dell'atletica, le società, i giudici, c'è tutto un movimento che quest'oggi festeggia. Soprattutto i tecnici, che sono le persone che fanno crescere i nostri atleti. A loro io devo essere riconoscente per il lavoro che fanno. Abbiamo parlato dei risultati, dei tecnici, c'è tutto un movimento però di amatori ed è questo dimostrato anche dai numeri che sono costantemente in crescita nel mondo dell'atletica sarda. Non sono più amatori, sono dei master ormai a tutti gli effetti, perché la federazione ha cambiato tutto il sistema di tesseramento. Sono dei master, sono 35 anni, sono giovani ancora atleti che hanno dato delle prestazioni veramente encomiabili, quindi è tutto un giro che si sta allargando tantissimo. Sta diventando sempre più importante, soprattutto di crescita, perché questi master fanno da traino per i nostri giovani. Sembrano esserci tutti i presupposti, insomma, per un futuro roseo. Sicuramente sì, questa è l'atletica, anche se tutto lo sport sardo vive momenti di profonda crisi, ma non bisogna mollare, bisogna insistere, bisogna fare di più. Certo che la regione deve fare di più, questo lo dico, l'ho sempre detto, lo continuo a dire, e le risorse sono poche. E bisogna aumentare, le società ogni giorno sono impegnate nel far fare lo sport ai ragazzi in mezzo a difficoltà. Noi viviamo in un'isola, noi dobbiamo avere, le società devono avere la possibilità di confrontare i propri atleti con altre realtà, e questo è la difficoltà dell'atletica e dello sport sardo è questo. Queste sono allora le parole del presidente Sergio Lai. Per noi una piccola pausa, sta per iniziare la premiazione, la festa dell'Atletica Sarda 2017. Ora qualche spot, poi torniamo in diretta dal Convitto. La società Bartoli Figi Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130, al chilometro 14.300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizi di presatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Figi Redi sostiene lo sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere.
Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Tanto buongiorno a tutti, benvenuti, un saluto cordiale a tutti voi, grazie. Grazie della vostra presenza. È un anno che va via, cari amici miei, un altro anno, 2017, che stiamo per consegnare alla storia dell'atletica italiana, dell'atletica sarda e dello sport sardo. Oggi pensate che questa atletica leggera che ha avuto così, l'onore di inventare questa festa, perché Primo Nebbiolo l'aveva inventata in Italia, Primo Nebbiolo, e mi diceva dovevi fare anche tu a Cagliari in Sardegna, perché lui ci teneva tanto per la Sardegna. L'avevamo fatto negli anni, più di 40 anni che celebriamo questa premiazione. Poi ce l'hanno copiata tutti. Oggi a Cagliari ci sono tante feste del ciclismo, della pallavolo, del basket, ce ne sono tante perché siamo stati bravi. Scusatemi la presunzione, siamo stati tutti insieme bravi. Io intanto un saluto a tutti voi, alle società, ai presidenti delle società, siete stati meravigliosi. Permettetemi anche di ringraziare gli amici nostri che vengono sempre, e qui ci sono tante autorità, c'è il dottor Marco Branca, il dottor Perillo, e loro sono addirittura, il dottor Branca è il presidente del Tribunale della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi è un personaggio molto importante assieme al dottor Perillo, Silvano Balloni, dirigente storico del calcio e dell'atletica leggera. L'avvocato De Doni, per chi non conosce l'Ansicura, quanti anni? 120 anni mi sembra, no? 127 anni l'Ansicura, pensate la gloria di questa società. Dottor Versace, lo ringrazio lo stesso, che sta dando una mano molto importante all'atletica leggera, soprattutto con quelle iniziative scientifiche di cui lo sport e l'atletica ha bisogno. A voi care società, cari dirigenti, voi siete stati meravigliosi perché ci avete regalato tante belle emozioni, sono sicuro che ce ne regalerete ancora. Anche se dicevo che il 2017 non è stato per me, lo dico io, sono un po' critico, non è stato un anno straordinario, però un anno importante, è stato un anno importante perché ci ha dato la possibilità di portare avanti delle giovanissime promesse, qui ce ne sono tante, oggi li premieremo loro. Loro sono il futuro della nostra atletica leggera. Certo, naturalmente l'atletica è uno sport difficile, l'abbiamo sempre detto, uno sport duro, difficile. Voi cari dirigenti che ogni giorno quotidianamente siete sul campo per cercare di combattere, perché non è combattere l'indifferenza anche di chi amministra la Sardegna. Da poco io ho avuto un incontro con dei personaggi molto importanti alla regione, dove ho detto, ho fatto presente che lo sport sardo soffre questo isolamento. Noi viviamo, siamo in un'isola e soffriamo questo isolamento. Voi dovete dare la possibilità ai vostri atleti la possibilità del confronto tecnico. È un confronto che è difficile affrontarlo, perché i costi sono alti. Voi pensate, seguite i giornali questi giorni, addirittura l'Italia, uno se deve volare non può perché non c'è posto. Io ho un consiglio nazionale, il 20 non c'è posto, non posso andare a Roma, sono in lista d'attesa, per far capire quante difficoltà voi ogni giorno quotidianamente vivete. Questa è la nostra Sardegna. La nostra Sardegna che ci auguriamo che cambi, noi ogni giorno leggiamo i giornali e ci spaventiamo per quello che ci sta attorno. Bene, però al di là di tutto questo, io non posso non fare i complimenti a tutti voi, al mio consiglio, a tutti i consiglieri miei, che veramente il supporto importante che hanno dato a tutti i nostri giudici di gara, che sono uomini, donne meravigliose, fiduciari regionali, fiduciari provinciali, i presidenti provinciali della FIDA, dei comitati provinciali, anche loro che operano quotidianamente sempre in mille difficoltà. Anzi, diciamo che un po' è cambiata, insomma, la situazione degli impianti, che era una situazione drammatica, è cambiata, perché oggi abbiamo lo Sardo a Sassari, ce l'abbiamo a Nuoro, ce l'abbiamo a Oristano che si sta riprendendo un pochino, speriamo. Ci sono tante anche in itinere, tante realtà
veramente di impiantistica che stanno per nascere, quindi dal punto di vista impiantistico credo che andremo a star bene. Anche Cagliari fra poco avrà un restyling e quindi dovremo stare veramente da quel punto di vista. Però intanto io devo dare un po' di numeri, li devo dare, perché oggi è la festa, oggi dobbiamo celebrare tutti i risultati, dobbiamo celebrare le nostre società, dobbiamo celebrare tutti. Noi siamo un esercito di 9.574 persone, ragazzi, non è poco, guardate che l'atletica legge, 9.000, siamo 8.478 atleti tesserati, 118 società in Sardegna, 264 i tecnici, 581 i dirigenti. Abbiamo organizzato 171 manifestazioni in questa nostra Sardegna, grazie al lavoro, ripeto, dei nostri presidenti provinciali, dei nostri giudici di gara. I giudici di gara che cosa tutto non fanno? Guardate, quando vengono chiamati rispondono sempre, in lungo e in largo, in Sardegna. Certamente non è facile, eppure loro sono sempre presenti, quindi li devo ringraziare veramente per tutto quello che fanno. Pensate, poi sono loro, anche oggi, ci organizzano questo rinfresco, lo organizzano loro, lo vogliono fare loro, perché loro sono veramente i protagonisti di un anno meraviglioso. Bene, questi erano i dati che naturalmente dovevo dire, però è chiaro che noi, l'atletica sarda, deve andare incontro a una nuova era, dobbiamo fare una nuova era, dobbiamo recuperare centralità, accettando nuove sfide, dobbiamo accettare le nuove sfide, dobbiamo entrare nel futuro, conquistare i giovani, dobbiamo cercare di battere la concorrenza di altri sport. Oggi mi diceva da poco Giorgio Fenu, un tecnico nostro, che è stato un atleta veramente di ottimo livello, che è un insegnante di educazione fisica, mi diceva Giorgio Fenu, il nostro tecnico, ha parlato, ma cosa possiamo fare con la scuola? Dice no, io sto organizzando un corso di bridge. Questa è la nostra scuola, pensate, la nostra scuola. Oggi noi siamo qui, questo è un liceo sportivo. Noi l'atletica, questa festa la vogliamo celebrare qui all'interno proprio di un liceo sportivo. Quindi per far capire le difficoltà che voi ogni giorno incontrate nel mantenere i ragazzi, le persone, gli atleti, i dirigenti, nelle difficoltà economiche soprattutto incontriamo. Quindi la scuola che non produce, la scuola nostra non produce, non la scuola sarda, la scuola italiana, perché non è stato fatto niente. Vi posso garantire però che da parte della federazione, a proposito vi devo portare il saluto del presidente Giovi, che lui purtroppo l'otto è sempre impegnato nella riunione, ci sono gli europei di cross, quindi lui purtroppo deve mancare, però mi ha detto che sicuramente, molto probabilmente il 15 di gennaio sicuramente verrà, perché c'è una grande iniziativa che il Centro Universitario Sportivo Cagliaritano sta cercando di portare avanti. L'anno prossimo si dovrebbero svolgere a Cagliari i campionati nazionali universitari, non solo, ma poi ci sono tutta una serie di iniziative che il CUS Cagliari sta portando avanti e che naturalmente fa bene allo sport, va bene all'atletica. Quindi dicevo, la difficoltà. Il presidente appunto mi ha incaricato di salutare tutti quanti, che non mancherà occasione. Dicevo quindi che noi dobbiamo accettare nuove sfide, l'atletica deve accettare nuove sfide, dobbiamo entrare nel futuro conquistando i giovani, e dobbiamo conquistare i giovani, non è facile, dobbiamo conquistare, dobbiamo battere la concorrenza di altre discipline sportive. Ripeto, ecco perché facevo riferimento alla scuola. Nella scuola purtroppo si fa poca atletica leggera, ci sono solamente dei pochi episodi dove a un certo punto ci sono degli insegnanti che provengono dalla nostra disciplina e fanno l'atletica leggera, se no fanno la danza. Pensate alla danza, come si è allargata questa disciplina di danza, di altre discipline. Ormai videogiochi, ma pensate un po', si parla delle prossime Olimpiadi. Io sentivo l'altro giorno il presidente Malagò che ha lasciato un'intervista, ha detto sì, bisogna prenderne atto, bisogna normare tutta questa attività, ha detto, però ha detto che è una barzelletta, ha chiuso questa intervista dicendo che è una barzelletta. Pensare che alle prossime Olimpiadi ci saranno i video che voglio dire. Queste sono le... Purtroppo il mondo cambia, ecco perché noi, anche noi dobbiamo cambiare, dobbiamo aprirsi al mondo significa intraprendere cambiamenti creando eventi anche attorno alle nostre manifestazioni. Io devo ringraziare molte società
che organizzano degli eventi e che veramente attorno hanno creano sempre delle iniziative importanti che coinvolgono la gente. Io potrei citare tante belle realtà in Sardegna dove a un certo punto queste nostre società veramente stanno portando avanti questa coinvolgendo il pubblico, coinvolgere la gente, questa è la cosa importante. Bene, io volevo anche dire, non voglio allungarmi anche perché voi siete voi i protagonisti, è giusto dare lo spazio a chi veramente è stato protagonista in discussa nell'anno 2017. Volevo anche prendere iniziativa di queste iniziative che noi il 16 di dicembre, io vi invito veramente alle società, soprattutto quelle società di Cagliari, di poter partecipare a questa iniziativa che il Comitato Regionale è stato la signora Leppoli, questa dirigente della regione, un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: Presidente, cosa possiamo fare per aiutare questi bambini di questa casa accoglienza, di questi bambini che hanno problemi oncologici? E vabbè, siamo andati lì a vedere, mi sono scese le lacrime a vedere questi bambini così, per carità, è meglio non parlare. Allora ho detto: vai, signora, facciamo una cosa, io parlo con i miei dirigenti, vediamo, cerchiamo di organizzare una gavetta attorno alla casa di accoglienza, via dei siti di Imperi. Quindi vi prego cortesemente, se il 16, soprattutto alle società di Cagliari, fate venire i vostri ragazzi, i vostri bambini, li facciamo a fare una gavetta, guardate che poi ci sarà, c'è il centro sportivo di Berra che ha accettato il nostro invito con Arturo Zullo, che non ho visto, Arturo l'ho visto, però quindi organizzeremo, ci saranno tanti premi che daremo in queste festività di Natale a tutti i bambini, quindi venite, raccogliamo un euro e lo devoliamo interamente alla casa accoglienza. Bene, io questo vi volevo dire, non voglio annoiarvi in lunghi discorsi che poi non servono a niente, solamente ringraziarvi, vi voglio ringraziare tutti veramente per quello che avete fatto. Capisco che ci sono tante difficoltà, però il nostro motto è quello: non molliamo, andiamo avanti, insistiamo anche in mezzo a tante difficoltà, noi andiamo avanti e saremo ancora protagonisti, sono sicuro che voi, quando adesso chiameremo su questo palco tutte queste nostre promesse, a loro dobbiamo prestare quello che stiamo facendo. Il Comitato Regionale sta prendendo, grazie al settore tecnico, a Giorgio Fenno, che voglio ringraziarlo, che delle iniziative molto importanti nella crescita culturale dei nostri tecnici, dell'aggiornamento, che è la cosa più importante. Quindi vedrete, quando chiameremo su questo palco questi ragazzi, a loro dobbiamo prestare tanta attenzione. Io tanto vi ringrazio, do lo spazio, diamo lo spazio a voi, alle società e agli atleti. E iniziamo con le società. La prima società che salirà qui su questo palco ha vinto la finale regionale del campionato di società assoluto su pista femminile e quarta anche alla finale nazionale. Quindi è il CUS Cagliari che deve salire per prima, il CUS Cagliari e con il vicepresidente vicario dottor De Monti. Prego. E la nostra vicepresidente vicario, la dottoressa Giuseppina, per favore, diamo lo spazio alla nostra atletica, al CUS Cagliari, l'applauso, la targa. E auguri al CUS Cagliari, questo nuovo CUS Cagliari che veramente sicuramente darà una bella impronta. Dalla CUS Cagliari alla finale regionale del campionato di società assoluto su pista maschile del 2017, è una società bella, una splendida realtà in un angolo stupendo della nostra Sardegna, la polisportiva Gonone Dorgali, che dovrebbe essere qui, Dorgali Ignazio Sagheddu, come sempre brilla per la sua assenza. Allora, dalla Dorgali, il Gran Prix regionale giovanile su pista, l'Atletico Oristano ha vinto tutto, io la voglio veramente premiare con grande entusiasmo, ha vinto il Gran Prix regionale giovanile, maschile, cadetti, ha vinto tutto, quindi l'Atletico Oristano, prego Stefano, ecco là, giusto applauso. No,
Saverio non viene mai, un peccato. Prego, io ti faccio premiare dal presidente dell'Ansicura, l'avvocato Pioduri, prego avvocato, si liberi del giubbotto, lo metta da una parte, così io vi ho invitato per lavorare. Atletico Oristano, grande, grande Atletico Oristano. Atletico Oristano, poi da Oristano andiamo a Sassari, il Cu Sassari, prima nel campionato finale regionale del campionato su pista master femminile 2017, il Cu Sassari, la grande realtà sassarese. Prego. Invito la signora Guenda, Sinatra, Guenda, viene a premiare il Cu Sassari. Giorgio Feno, il nostro tecnico, claudicante, ma se sta riprendendo bene, Vai, fate un bel applauso al Cu Sassari. Bene, bravo Cu Sassari. Poi dobbiamo premiare adesso una di quelle belle, splendide realtà della nostra Sardegna. Pensate, un gruppo di atleti che non hanno mai tradito e hanno dimenticato l'amore per questa atletica leggera e sono stati a salire sul gradino più alto del podio alla finale del campionato master maschile, l'Amsicora, Amsicora. Io invito tutti gli atleti, viva, venite qui, tutti, venite qui, tutti, ci siete tutti? Dai, su ragazzi, su! Venite qui giovanotti, venite qui, venite qui, eccoli qua i giovanotti ansicurini, dai, ciao ragazzi, tutti quanti, che ci manca molto, vedetevi lì, allora io chiamo il presidente, il vostro presidente a premiarvi, prego, avvocato Redoni, mettetevi al centro, però, mettete il pugno, allora mi viene al centro, così, il panorama è questo, bello, così, eccoli qua, no, ansicura. Grande Ansicora, Ansicora! Viva, bisogna far venire tutti gli atleti però, Bene, Ansicora, Ansicora! Bene, grazie ragazzi, auguri! Auguri! Dall'Ansicora all'Atletica Seraggio, ciao ragazzi! L'Atletica Seraggio che ha vinto la finale regionale del campionato di società su pista cadette. Venite ragazzi, così brave, eccole. Siete voi le protagoniste, siete voi. La signora Fulvia Ferra, signora Fulvia, vieni. Fulvia che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Seraggio e va a premiare i suoi cugini selangini, l'Atletica Seraggio, campioni regionali su pista cadetta. Una bella foto. Ricordatevi che siamo in diretta su una piattaforma mondiale e noi siamo in diretta, tutto il mondo oggi ci può vedere su questa piattaforma mondiale dove tutti gli anni noi appunto ci rivolgiamo. Seraggio, Guspini, prima finale regionale, campionato di società su pista allieve e poi nel cross femminile e anche le allieve. Guspini, grande Guspini, eccola qua, vieni Guspini. Io invito Giancarlo, Mori Baldini, Giancarlo, premi a Guspini. Guspini che si è presa. Muriel manca, non è venuta? C'è Muriel, dov'è Muriel? Perché si nasconde? Muriel, dove sei Muriel? Assessore, ebbene. Fate un bel applauso a Muriel, questa è un po' che bella ragazza. Assessore ai lavori pubblici del comune di Guspini. E sta portando avanti una bella iniziativa. Il rifacimento della pista di Guspini, mi raccomando Muriel, Guspini, dai Giancarlo, l'Atletica Guspini, la grande formazione guspinese, dopo Graziella Baldaudi, non c'è Graziella, non ci sei Graziella? Non è potuta venire, dai saluti, grazie ragazzi, grazie. Da Guspini
Crispini alla Igno Sassari. La Igno ha vinto la finale regionale su pista allievi, Paolo Reni, non so se oggi sia Paolo, Sassari piace, non ci sente, ci vede voi, però va bene. La Igno Sassari, eccole qui, non c'è Paolo, va bene così. Prego, Silvano Balloni, prego, dirigente storico, Silvano Balloni, un altro dirigente storico dello sport isolano, al calcio, all'atletica, dopo il premio una vita praticamente, auguri, auguri ragazzi, grazie e complimenti. E poi sale su questo gradino adesso una bella realtà, una realtà che ha iniziato, pensate, da poco, ma credetemi che veramente è una realtà che sta crescendo bene, nonostante operi in una realtà veramente difficile della nostra Sardegna. Ha vinto il Grand Prix giovanile su pista femminile, io parlo dell'Atletica Sport e Vita di Nuoro, eccolo qui, guarda un po', venite tutti qui, tutti. L'Atletica Sport e Vita, mettami tutto. L'Atletica Sport e Vita, salite tutte così ragazze. Ecco qui la bellezza. Così, bravi. Ecco, questa è l'Atletica ragazzi. Questa è l'Atletica, così. Questa è l'Atletica. Ecco qui. Peccato, qui ci voleva il presidente della regione a premiare. Ci voleva pigliare e non c'è mai. Questo è bello, guarda la bellezza. Fate ancora un bel applauso, su, forte. Dottor Branca, venga qui lei. Il presidente del Tribunale della Federazione Italiana di Gioco Calcio. Vedete l'Atletica, calcio, atletica, c'è il dottor Ruggeri, io, dottor Ruggeri, mi scusi, non l'avevo vista, adesso io saluto. Saluto cordialmente il dottor Ruggeri che rappresenta la regione. Io stavo parlando del suo presidente, però non mi viene male, non mi viene male, perché? Però c'è lei, l'importante che si vede. Ecco qui l'Atletica Sport e Vita, l'Atletica Sport e Vita. Senti. Dottor Ruggeri, fate silenzio ragazzi, che questa è una cosa di comunicazione molto importante. Il dottor Ruggeri sta portando, ha raccolto un nostro consiglio, una nostra iniziativa che l'Istituto abbiamo detto, sull'articolo 22, interessa a tutti voi, l'articolo 22 dell'attività giovanile. E il dottor Ruggeri ha capito le difficoltà che i comuni incontrano, quindi sta portando avanti una nuova iniziativa sulla legge regionale dello sport, che viene a beneficio di lui. Io, dottor Ruggeri, se lei lo vuole raccontare lei, glielo faccio dire dopo, però aspetti, prima c'è il dottor Branca che vuole, mi ha catturato il microfono e vuole dire qualcosa. Presidente del Tribunale, noi... Sì, Presidente del Tribunale, sono uno sportivo. Volevo intanto, così, farvi tanti complimenti, perché ogni anno si vedono tante persone, tanti atleti, tanti dirigenti, un movimento sportivo che veramente non cessa mai. Ora, a voi vanno tutti i premi, vanno riconoscimenti, vanno tante cose. A parte il fatto che l'atletica leggera è lo sport basilare per tutti, è quello che non deve morire mai. Ma quello che io vorrei chiedervi oggi, che tutto questo movimento ha ragion d'essere, è perché esiste una persona che da tanti anni vi segue, vi supporta, vi aiuta, che è il presidente Lai. Volevo soltanto che voi faceste un grosso applauso a lui. Grazie. Grazie Marco.
Bene, io ho annunciato il dottor Ruggeri, che è molto importante, questa è un'iniziativa molto molto importante che riguarda tutti voi. Le ruolo solamente un minuto, perché giustamente lei deve raccontare le nostre società quello che lei sta portando avanti. Io la ringrazio veramente di cuore, perché lei ha raccolto questa nostra indicazione ed è l'unico, è veramente l'unica autorità regionale, comunale, a raccogliere queste nostre le difficoltà che hanno le nostre società. Prego. Intanto non è difficile raccogliere il grido di dolore, perché quando si arriva ad una manifestazione del genere ci si riempie gli occhi e il cuore nel pensare che dall'impegno di tante persone, tutte di buona volontà, risulta un'attività di servizio ai valori dello sport così fondamentale per il nostro tessuto civile. Io ho una percezione che credo voi condividiate, ovvero che lo sport ha ragione d'essere se effettivamente declina i propri valori non nell'ambito dello sport di rappresentanza, quello che vediamo milionario che passa nelle televisioni con le star, con i calciatori di grande impatto, ma se si innerva nel nostro tessuto sociale, passa per l'impegno, per la capacità di trasmettere ai ragazzi, a coloro che si misurano, il senso di una relazione sociale in cui il valore della competizione, della sfida con se stessi, della competizione con gli altri, della competizione positiva, del che vinca il migliore senza imbrogli, è l'essenza delle regole della nostra società che noi sperimentiamo. Allora, viviamo un tempo difficile, anche culturalmente, ed è difficile far capire all'ambiente esterno, ai decisori politici, che lo sport è questo e che quindi le risorse regionali che riusciamo a liberare, per esempio, non devono essere indirizzate verso lo sport professionale, verso il pagamento degli stipendi, verso lo sport di vetrina, ma devono essere indirizzate a sostenere lo sforzo di coloro che quotidianamente nella nostra società profondono il proprio impegno, nella grandissima maggioranza dei casi gratuitamente, al servizio di un'idea, di un valore che se non venisse così sentito uno si sentirebbe autorizzato a dire: ma chi glielo fa fare? Beh, io spero che ci sia un aiuto un po' più importante dal punto di vista regionale. L'anno scorso, sull'articolo di legge accettato il vostro Presidente, l'articolo 22, la legge allo sport, che dà un po' di soldi per diversi aspetti delle manifestazioni sportive, riserva all'articolo 22 il compito di sostenere l'attività giovanile. L'anno scorso ho fatto variare la legge, ho fatto in modo che quell'articolo 22, che era un po' la cenerentola del complesso della spesa della legge sullo sport, venisse invece finanziata in maniera obbligatoria per una certa percentuale, il 20% della spesa di tutto lo sport, ho determinato che andasse incontro al giovanile. Per capirci, stiamo parlando di una cifra che l'anno scorso era 1.600.000 euro, negli anni precedenti era 350.000 euro. Vuol dire che quest'anno, lo dico a tutti, ci sono state meno domande dello stanziamento. Le società che hanno fatto domanda per l'attività giovanile hanno avuto un contributo pari a circa 110 euro per ogni atleta giovanile, cioè sotto i 18 anni, che facesse attività agonistica, quindi con certificazione medica di attività agonistica. Quindi ve la do come informazione di servizio: da qualche mese ci sarà il nuovo bando e le dimensioni sono queste. Quest'anno, sulla base dei suggerimenti, delle interlocuzioni, perché avete un presidente particolarmente appassionato, che è in grado di trasmettere e di contagiare, diciamo, l'attenzione e la passione per questo sport, quest'anno probabilmente cercheremo di modificare i criteri di accesso, perché c'è un numero minimo di atleti per arrivare al beneficio, e di abbassarlo per gli sport individuali, quindi renderlo più agevole, differenziandolo per chi opera nelle grandi città e per chi opera nelle piccole città. Credo che sia un dato di aiuto importante, se c'è una sensibilità che fa capire che lo sport fondamentale è questo, che non è lo sport dei lucidini, dei titoli sui giornali, delle vetrine, ma è lo sport di tutti i giorni, quello che contribuisce alla qualità della nostra società. Quello per il quale io, che in questo momento in tutta modestia rappresento l'istituzione,
mi sento di ringraziarvi perché siete voi dirigenti, voi atleti, l'espressione della parte più sana della nostra società che vorremmo gratificare il più possibile e vorremmo portare al massimo dell'evidenza possibile. Grazie a tutti voi. Avete sentito bene? Guardate che oggi l'onorevole Ruggeri, che è un medico, guardate, non è un politico, è un medico, ha di professione il medico, è uno prestato alla politica, ha raccolto, se fate silenzio però va bene, perché vi stavo dando dei consigli, vi ha detto anche che avete fatto poche domande, avete capito, e poi vi lamentate che non avete soldi. Invece dottor Ruggeri ha preso un'iniziativa enorme, l'avete capito che è enorme? Fatele un grande applauso e noi li vogliamo ringraziare. E fatele le domande, non dovete, perché abbiamo noi il tono di piangiamo sempre, però quando ci sono da fare domande non le facciamo, così come non ci siamo iscritti all'albo regionale, non ci siamo molti, non vi siete iscritti all'albo regionale. Io ve lo dico, lo sapete che io parlo, non ho peli sulla lingua, però non lamentatevi, non piangete, non telefonatemi ogni giorno perché io ho problemi così, perché allora non vi ascolto più. Comunque, breve soffermo. Dottor Ruggeri, aspetti un attimo che lei le faccio premiare. Prima questa società, la Sciardana di Sassari, volevo sapere se c'è un presidente della Sciardana. La Sciardana non c'è, mi sembra non c'è. Vado avanti. Allora, la Fiamma Macomer, caro onorevole, la Fiamma Macomer prima al campionato su pista ragazzi 2017. Eccoli qua. E vi premia chi poco fa ci ha dato questa bella indicazione, brava Norma, così, brava. Ecco, l'onorevole Gigi Ruggeri che premia la Fiamma Macomer. Bene. Macomer, Fiamma Macomer, molto bene. Bravi, complimenti. E poi da Macomer ad Ala dei Sardi, vieni a contro un nostro grande campione, pensi alla Sardi, siamo a confronto nord della Sardegna. Grazie, alla Sardi, prima la categoria ragazze e ragazzi di cross, bravo, molto bene. Grazie onorevole, grazie anche a lei. L'Atletica Valeria che prima ha vinto il campionato regionale categoria cadette. Io dico dottor Perillo venga a premiare l'Atletica Valeria. Eccola, Bruno Usai oggi, Bruno mi sta dicendo. Vieni Bruno, è qui, il tuo posto è qui, Bruno, il tuo posto è qui. Abbiamo riservato il posto ai nostri consiglio. E nell'Atletica Valeria Serramanna, l'Atletica Serramanna prima nella categoria cadetti. Ecco qui Serramanna. Francesca Dessì, prego, la nostra consigliera del comitato regionale. L'Atletica Serramanna ha vinto il cross dei cadetti. E poi da Serramanna San Gabino che ha vinto il campionato regionale di società di cross negli allievi. Eccoli qui. Bene. San Gabino, io invito il dottor Versace, caro dottor Versace, venga per fare la cortesia a consegnare il premio a questi giovani, belle giovani promesse. E con la politica San Gabino. Guardate che siamo in ripresa, così grazie. Poi Edoardo Sanna Elma, la società di Elma, che ha vinto il cross, addirittura in tutte le categorie senior promesse. Grande, la Edoardo Sanna di Elma. Dottor Messaggio, mi scusa, non ho fatto. Sta arrivando Monica, c'è Monica di corsa come fa in gara, così brava. Ecco, fate un bel applauso alla società che è una società che è intitolata a uno dei grandi campioni che non abbiamo mai dimenticato, Edoardo Sanna.
Grazie Monica, così. Poi a San Sperate che ha vinto il Festival del Cross maschile, l'Atletica San Sperate. Atletica ragazzi, veloci, veloci di corsa così. San Sperate. Prego. Di corsa che qui ci sono 20 metri, così vai, dopo un messaggio che ti consegna la targa di questa bella risultato che abbiamo avuto. La Caglia di Marathon Club, la Caglia di Marathon Club, Caglia di Marathon Club, campionato di cross vinto, mi sembra che non c'è. Caglia di Atletica Leggera, anche lì Caglia di Atletica Leggera che ha vinto il titolo regionale di cross, ove 35 femminili. Bene, andiamo avanti. Grazie per il messaggio. Adesso io invito l'onorevole Ruggeri a salire sul palco, quindi non è che non un disturbo, perché questa è una perla della nostra Atletica Leggera. Noi tutti gli anni abbiamo istituito un premio a un dirigente, a una di quelle persone, personaggi mitiche, storiche, che hanno dedicato e che continuano a dedicare la loro vita per l'Atletica Leggera. È uno sport, è un premio molto ambito, molto importante. E quest'anno, ragazzi, fate un po' di silenzio per favore, perché dobbiamo far salire sul palco un piccolo uomo, piccolo grande uomo, a 59 anni è di Macomè. Questo ha iniziato l'attività nel 68 come atleta, era scarso, io me lo ricordo, però comunque era lì, ha fatto di tutto, poi da lì non ha mai mollato il centro sportivo Fiano, non l'ha mai tradito. Guardate, come qui c'è gente che io conosco che non ha mai tradito la maglia verde dell'Ansicoro e la maglia granata dell'Espeglia, questo lui non ha mai tradito la maglia del centro sportivo Fiano. Poi nel 75 è diventato segretario, poi da lì ha fatto la scalata e oggi è attuale presidente del centro sportivo Fiamma di Macomè. Ragazzi, lo accogliamo con un bellissimo applauso, e lui il numero uno, Pietro Cadoni! Abbiamo voluto che lo premiasse la Regione Santa. Onorevole Ruggeri, io ti rappresento, via l'applauso, forte, forte l'applauso, forte! È uno dei dirigenti storici e organizza di tutto organizza, bravo Pietro, dai. Grazie Pietro, grazie onorevole. Adesso la parola agli atleti, i protagonisti. Primo dovesse salire sul podio Andrea Gruschi, ma non c'è, purtroppo c'è il suo allenatore. Andrea è in predicato. Ragazzi, ricordatevi questo cognome. Andrea Gruschi è un ragazzo, un atleta che è in predicato andare a vestire la maglia azzurra nelle prossime Olimpiadi. Vedrete, conosciamo bene il ragazzo e la testardaggine che ha, ed non è potuto essere qui oggi perché è il raduno speciale. Mi hanno detto no, non ti puoi muovere, devi venire. Io parlo di Andrea Gruschi, il campione italiano di strada, e mi invito Marco Eugenio Sanna, il suo allenatore. Giuseppina, tuo concittadino, vabbè, Giuseppina è di fondo, ma comunque, sa sarebbe. Andrea Gruschi, campione italiano, su strada, 20 km di marcia, ha vestito la maglia azzurra della Federazione Italiana di Via Leggera, campionati europei, ha fatto di tutto, grazie. E poi da Andrea Gruschi a questa giovane promessa, veramente una ragazza che veramente la vedete salire sul podio, questa bella ragazza che ci ha regalato tante belle emozioni, sicuramente ce ne regalerà ancora, campionessa italiana lieve dei 200 metri, la migliore prestazione italiana di categoria 23-68, Dalia Cadari! Eccola qui!
prestazione italiana di categoria per il 23-68 sul centro gara. Complimenti, grazie. Un premio particolare alla ragazza. Poi Andrea Piantin, anche lui purtroppo non c'è in raduno. E l'altro giovane, assieme a Dalia Caldari, l'altro giovane che ci ha regalato questa bella emozione, è quest'altro giovane promessa uristanese, anche lui campione italiano dei indoor, pensate, nei 60, nei 100 allievi, ha vinto tutto ed è un ragazzo, un atleta che fa parte assieme a Dalia Caldari già del club Italia per le prossime Olimpiadi. Parlo di Lorenzo Patta di Oristan. Premiare come tu sei anche un calciatore, un bravo calciatore, Marco Branca, Luca Branca, vieni a premiare, questo è un ex calciatore, una vera grande grande promessa, oggi ha lasciato il pallone per dedicarsi alla pista e ha vinto il titolo italiano e fa parte già del club azzurro 2020 per le prossime Olimpiadi. Lorenzo Patta, salutiamolo con un bel applauso. Grazie a voi. Poi Rita Cocco che non c'è, anche lei è a Varese ed è di convalescente, ha avuto un incidente. Alice Cocco, campionessa italiana, promesse su pista del 5000, campionessa italiana universitaria. Dai, lo vorrei tu prima. Bella, alla cortesia, tieni un po'. Tanto Alice mi ha parlato con la sua papà. Sì. Alice Cocco, Francesco Carrieri di Nuoro e Elia Saghebbo della Verona Nuoro, due ragazzi mi sembra che non c'erano. Stefano Ciccalò dell'Atletica Valeria. Stefano Ciccalò che è medaglia di bronzo ai campionati italiani di marcia su strada. Giulia, vieni a premiare. Stefano Ciccalò. Ecco Stefano, la bella promessa della nostra marcia, l'Atletica Valeria. Mentre poi facciamo salire su questo palco questo grande nostro protagonista che in questo 2017 ci ha regalato delle belle emozioni, seconda prestazione italiana nel salto in lungo con la misura di 7,97 e il loristanese Anto Marco Busso. Onorevole Ruggero, prendiamo questo giovane talento, guardate un po' che atleta. Seconda prestazione italiana nel lungo, 7,97, Anto Marco Russo. Grazie a Tomato, grazie a Tomato. Claudia Pina è impegnata lo stesso anche lei. Un altro giovane promessa è la bronzo ai campionati italiani per regioni su pista nel salto in alto con la misura di 1,93 e questo giovane promessa sassarese della Lupetra, la Fenica Sassari, Massimiliano Luglio. Tito. Giuseppina. Vai, premiati che tu, guarda un po'. Presidente, il suo allenatore Carboni, dov'è? Ci sei? Bene, bravo. Poi all'altro istanese, medaglia di bronzo ai campionati italiani per regioni, ed è Leonardo Porco, Atletico Oristano. Dai. Guarda. Ecco qui Leonardo. Leonardo Porto, medaglia di bronzo ai campionati italiani. E poi rimane Gabriele Mozzo, Gabriele l'ingegnere, cagliaritano, campione italiano universitario del 5000.
Gabriele, mi sembra che Gabriele Mozzo non ci sei, andiamo avanti, la staffetta della Dell'Uomo, la Dell'Uomo non c'è, andiamo avanti con la staffetta femminile del Cuscagliari, che ha vinto la medaglia d'argento ai campionati nazionali universitari. Cinzia Pina, Alessandra Marcello, Giulia Manno, Federica Lai. Cuscagliari, chi sale del Cuscagliari? Dai. Cuscagliari, non stiamo parlando di... Sì, poi anche quella femminile, in Cuscagliari, medaglia d'argento, diamo doppio premio a Giuseppe Foi, Paolo Aglio, Mattia Pireda, Marco, Dario Musca. Ok, va bene. La prossima volta fate venire le atlete, vabbè, quando ci sono i soldi vengono, adesso quando noi li vogliamo, è vero, lo diciamo, lo dobbiamo dire, allora, la premia deve cambiare, la facciamo cambiare, gol in Sardegna, la classifica economica, qui ci sono, qui gli atleti ci sono, qui ci sono i soldi, e quindi, allora, Maria Francesca Fumati, che ha vinto il settore lanci, Camilla Pizzali, Cuscagliari, che ha vinto il mezzo fondo, Camilla, ci sei Camilla, vieni, Francesca Collu, Cuscagliari, ha vinto la velocità, vedi che ci sono, hai capito come ci sono tutte, peccato, invece io volevo che voi non foste venute, perché così i soldi li avremmo tenuti noi, no, lo devo dire, perché lo dico con e poi Cinzia Pila, non c'è Cinzia, è Camilla Pizzali, Camilla, ah sì, okay. Prego, Giancarlo, prendi anche queste, perché sono assicurine, ok, bene, la busta, attenzione, attenzione alla busta, io lo dico in latino, me la porto, c'è su binai per il pilota, e arrivare. Bene, auguri ragazze. Chiaro, sì. E lo so, poi da fastidio, però noi lo diciamo, perché sono soldi, tutti quelli che hanno dato lavoro, tutte le gente, tutti i soldi, pecunia su PC. Allora il master, medagliati in campo internazionale, Mario Solo, Serangino mi sembra che non c'era, vero quella? Mario Solo non c'è, è fuori, sì. Peppina De Marti della Sciantana lo stesso, Marco Giacomini mi sembra che non c'è, Gianmauro Pirino in tutta Sassari che non c'è, vero, non c'è nessuno. Allora andiamo avanti, Manica delle Spedia, c'è Luisa Manica, ci sei, vieni Luisa. Campionessa italiana dei metri 800 e 1005, Luisa Manica di Spegna, il bambino, vieni, sembra qui, prende su mano da noi, ecco, Luisa Manica e Tamara Barini, il Cussasse sicuramente non c'è, Riccardo D'Angelo, c'è, ecco qui, Tamara Barini, Cussasse, di campionessa italiana, master lancio del disco, prendi tu. Poi Monica De Sì, campionessa italiana di 1,100 m. Monica De Sì, ecco qui. Rimane su mano. Riccardo D'Angelo, Ansicola, Riccardo D'Angelo, mi sembra che non c'è. Said Mudaliani, Atletica Olbia. L'Atletica Olbia ha vinto il campionato italiano staffette svedese con Cristiano Cubeddu, Tommaso Lombardi, Gianluca De Rosa, Walter Morino, ci sono ragazzi, eccoli qua. Bene, bene. C'era, ma tanto mi ha chiamato. Ero conto, c'era. Ecco.
Atletica Olbia. E poi Piero Congia, questo giovanissimo atleta selangino, campione italiano master dei 100 metri. Cinque atlete e dono Maria Paola Soggiu di Ala de Sarbi dei 1000 metri, Francesca Littera di Serramanna, Federica Loi, quelli che l'atletica, Giulia Soggia della Runner Oschiri, Silvia Aru dell'Atletica Oristano. Sono 5 migliori prestazioni assolute di questo Grand Prix. Maria Paola Soggiu nei metri 1000, Littera lo stesso, Federica Loi negli 80 ostacoli, Giulia Soggiu nei metri 1000, Silvia Aru negli 80 ostacoli. Eccola qui, si premia la nostra dirigente, nonché assessore ai servizi sociali del Comune di Seraggio, la signora Fulvia Ferro. Bene ragazze, brave, complimenti, complimenti, auguri, mi raccomando, continuate così perché voi siete le nostre promesse, mi raccomando, va bene? Buon Natale, buon anno, grazie ragazze. Fulvia, rimani, Nelle, sono i maschietti da premiare, lui l'abbiamo già premiato, poi Andrea Lacovi, Simone Fenu, Leonardo Porcu, li abbiamo già premiati, quindi ragazzi, Simone Fenu no, però vero? Venite, venite ragazzi. La staffetta 4% che è Lacovi, Davide Lì, Riccardo Meli, Simone Fenu, Atletico Oristano. Andrea Lacovi, Davide Lì, Riccardo Meli, Simone Fenu. 55-54, 950 punti, questo quartetto oristanese. Simone Vincenzo, lo so, ma... vabbè, però... bravi ragazzi, auguri, complimenti a voi. Trofeo nazionale CONI, le ragazze, Grazia Pinna, Atletico Rani, Martina Carboni, Inchino Sassari, Aurora Lacconi, Atletico Oristano. Su ragazze, Grazia Pinna, Orani, Carboni della Inchino, Aurora Lacconi dell'Atletico Oristano. Francesca, Francesca, vieni, prendere tu questo. Questa è una categoria ragazze, questo terzetto che ha preso parte al campionato italiano, mentre i ragazzi che hanno preso parte sono Luca Sarai dell'Atletica Quattro Mori, Valerio Calenda dell'Atletico Gliastra, Luca Flore dell'Atletico Oristano. I ragazzi, categoria ragazzi, così. Luca Sarai dell'Atletica Quattro Mori, Valerio Calenda con Gliastra e poi Luca Flore. Valerio, bravo, dai, questo è un ragazzo, eh? Perché sono bene questo ragazzino. Questo se riuscite a spasmarlo bene, questo fa ingoiare molta polvere a molti, eh? Bene, complimenti, grazie ragazzi. Bene, non ci sono solo gli atleti, ma dietro questi ragazzi ci sono i nostri tecnici, coloro i quali ogni giorno sul campo, freddo, pioggia non molto perché non è piovuto molto, però comunque gelo, c'è di tutto e sono sempre in campo, a loro dobbiamo essere veramente grati per quello che portano avanti. Venite a chiamare Alberto Compu della Ala de Sarbi, Andrea Zeni della Sicora, Andrea Caboi che è in servizio con Cugonia Nova, Anna Porta, quelli che è l'atletica, prego Anna, venite qui, salite sul podio.
dai, l'avvocato De Boni, il condito avvocato, venga qui a premiare un po', si liberi di quel giubbotto, via, lo mettaci lì. Tu, Alberto Conte, nella sede della sicola non c'è, da voi in servizio a una porta c'è. Poi Antonello Poco, non c'è, Antonello Muggia, Antonello Poda, Antonietta Mura di Nuoro. Antonello Muggia di Carboni, Antonello Poda di San Gavino, Antonietta Mura, Amatori Nuoro. Poi Antonio Labriola di Villa Cirro. Villa Cirro, Antonio Labriola, salite sul palco, ragazzi. Antonio Soggia di Oschi. Marchizio Falchi, Atletica Cocerno. Benito Muggia, quelli dell'Atletica. Bruno Carte, Ammalato. Celestino Zai, Atletica Valeria. Su, salite, ragazzi. Avvocato, non vada via, non vada via, rimanga sul piso. Su, ragazzi, lasciate perdere le chiacchiere, su. Antonio Soggia, Celestino Zai, sono qui. Claudio Argiola di Selangiu, Crescenzo Carboni di Sassari, Cristina Tuveri di Guspini, Elisa Pintori di Serramanna, su ragazzi veloci. Elisabetta Pinna, Fabrizio Fanni, Ferdinando Vicari. Ferdinando Vicari. Ferdinando Vicari, Vicari, ci sei Vicari? Su, Vicari, là. In corsa. Guardate sempre la platea. Poi Flavio Stocchino di Betta Scampidano, Francesca De Sicus Cagliari, Francesca Sanna Marrubio, Galaudio Ristano, Francesco Semi di Gomo Tramazza. Ragazzi, è un ricordo, è un ricordo semplice ma importante da indossare. Via, via ragazzi, su, su. Francesco Semi, dove sei Francesco? C'è? Ok, Gavino Rassi del Cussassari, Cussassari, Gavino, dai Elisabetta, dai. Giambattista Pila, ti ho visto Giambattista, vieni di corsa Giambattista. Giampaolo Galini non c'è perché era adesso. Gianni Diana di Bolotna, Gianni, Diana, oh. Ok, via, 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 Pico, Pico, Pico. Gianni Diana, Giovanni Me di Olbia, Giulio Muzzolon delle Spegna. Muzzolon, dove sei Muzzolon? Enga Spiga della Dinamica Sardegna, Enga, Enga Spiga, Laura Gazzola di Orani, Marco Eugenio Sanna di Merino del Pavone. Laura Gazzola, su Laura, Marco Eugenio. Marco Cucetti di Sant'Adi, Marco Sani di Inglesia, Maria Lucia Cogliorani. Grazie a tutti voi ragazzi, grazie, vi ringraziamo perché siete veramente importanti, e lì importanti. Mariano Campu di Porto Torre, Massimo Mancia di Nuoro, Massimo Spiga San Perate, Mauro Lentu di Gonnesa, Michele Lichieri di Ghilarda, Nello De Sidi il Sesto, Nicola Piga della Sardana, Norma Castori, Norma Castori, chiamama com'è. Su ragazzi, sali, sali, sali Massimo, salite ragazzi, su. Paolo Avi di Sesto, Paolo, Paolo Reni di Sassari, ma c'è Pompino Barbone, Pompino, che ora magica figura. Salite ragazzi, se voi non vi chiamate, ce la fai ancora a farvi risultare.
Allora, siamo sempre in diretta dal Convitto Nazionale di Cagliari, Festa dell'Atletica 2017. Io sono in compagnia di una delle grandi protagoniste di questo 2017 dell'Atletica Sarda, Dalia Caddari, campionessa italiana allieve. Nei 200 metri non può che essere stato un anno fantastico per te. Sì, esatto, è stato un anno con bellissimi risultati. Molto fruttuoso. È stato un bel 2017, ma sei giovane, allora si guarda soprattutto al futuro. Quali sono i tuoi obiettivi principali nel 2018? Allora, io sono una ragazza che guarda il presente, dunque io ora mi sto comunque allenando e poi si vedrà. Ci sono però delle competizioni, degli obiettivi che hai già puntato, sempre nei 200 metri, hai fatto anche un gran personale e ovviamente si punta a migliorare anche se stessi, dunque a migliorare il proprio tempo. Sì, comunque anche personalmente una persona migliora, però comunque è un presente e niente. Anche l'umiltà è una chiave importante per arrivare al successo. La premiazione sta andando avanti, quando arrivano dei successi ci sono anche, immagino, dei ringraziamenti da fare, c'è un lavoro anche a livello tecnico nella tua società e immagino che quest'oggi tu voglia rivolgere anche dei ringraziamenti a chi ti sta allenando. Allora, in primis ringrazio il mio allenatore Fabrizio Fanni e poi vorrei dare un in bocca al lupo al mio comunque presidente, perché adesso si trova in ospedale, speriamo bene e niente. E vorrei anche Va bene così, allora per Dalia Caddari la premiazione sta andando avanti, così come potete vedere. Io ringrazio la mia ospite, un grande in bocca al lupo per questa promessa dell'Atletica Sarda. Torniamo allora a seguire la cerimonia di premiazione, sempre presentata dal presidente della FIDAL Sardegna Sergio Lai, con la camera guidata dal nostro Mattia Azzeni. Dunque torniamo sul palco, grazie mille ancora a Dalia Caddari. Tra poco andremo a sentire anche Lorenzo Patta, un altro dei grandi protagonisti di questo 2017 dell'Atletica Sarda. Sarà tra pochissimo ai nostri microfoni. Figlio d'arte, sua mamma, papà, tutti i campioni che non abbiamo mai dimenticato. Io parlo di Eugenio Meloni, campione italiano del salto in alto. Eugenio e la mamma, Eugenio anche lui, con tutti gli atleti in predicato che vestono la maglia azzurra della nazionale. Eugenio Meloni, c'è la mamma di Eugenio. Allora, come preannunciato, c'è un altro ospite al mio microfono, si tratta di Lorenzo Patta dell'Atletica Oristano, campione italiano allievi dei 200 metri, vice nei 100 con argento nei 60 e bronzo nei 200 indoor. Anche il tuo 2017, così come quello di Dalia Caddari, è stato davvero molto molto importante. Che tracce ti ha lasciato questa annata oltre a questi successi? Ma niente, sono molto felice dei risultati che ho ottenuto. Per il 2018 mi aspetto però molto di più. Ti aspetti ancora di più, sei molto ambizioso, mi dicono, e lo ha detto anche il presidente Lai, che sei anche calciatore. Allora, hai deciso tra atletica e calcio. Direi che questi risultati ti devono aver indirizzato, insomma. No, ex calciatore purtroppo. Sì, ho dovuto farlo per forza, visti i risultati e niente. È stata dura però. Hai detto, nel 2018 si punta a far meglio. Possiamo scendere un po' più nel dettaglio, quali sono i tuoi obiettivi principali, almeno nei prossimi mesi, poi si ragiona e si lavora giorno per giorno. Ma niente, i miei obiettivi sono migliorarmi,
sia nei 100 sia nei 200 e poi non lo so che altre gare farò. Per me io devo soltanto lavorare e basta. Grazie a tutti. Ecco. Dovrei lavorare con l'aiuto dell'Atletica Oristano, un team che ti supporta continuamente, anche grazie al lavoro dei tecnici sei riuscito a ottenere questi risultati. Sì, sì, sono molto felice dei miei allenatori e niente. Senti la responsabilità, come ha detto il presidente Lai, di essere un po' il futuro nei 100-200 metri dell'Atletica Sardi. Ma no, no, cioè adesso non ci penso, io penso, come ho già detto, a lavorare. Basta. Grazie mille allora anche a Lorenzo Patta, complimenti per questo grande 2017, con l'augurio anche che il 2018 possa essere, se possibile, ancora migliore. Torniamo a seguire allora la cerimonia di premiazione con il presidente Sergio Lai. Premi di tutti, sono i tuoi giudici. Dietro, sono i tuoi giudici. Premi di tutti, premi tutti che sono i tuoi giudici. Olbia, stiamo premiando Olbia. Poi chiamiamo Sassari. Sassari, ci siete? Sassari, ci siete? No, non ci sono? Poi, Piazziato, Maini, Carboni, Diego, Antonio Cauti, Enrico, Andrea Corso, Leo Serra, Damiano, Emiliana, Zappino, San Benedetto, Franco Zara, Sassari, non c'è nessuno. E il nuoro che abbiamo, in vola c'è Daniele, Francesca, Pirello, Giampaolo c'è, Antonio Sanna, Francesco Paoni, Giovanni Paoni, Maria Mannone, Francesca Mariani, Giovanna, Luigi Martinez. Geppi, sono i quei giudici, Geppi! Che è il nostro fiduciario, Francesca Sanna, Vittorio Sasso, Vincenza Schirro, Giuliana Cazzula, Giacomo Luscente, Cristiana Neri, Fulvia Pompiano. Fate scendere l'uoro e sale Oristano. Ecco Oristano. E poi chiudiamo questa mattinata con i nostri giudici di Cagliari che ci offrono un grande rinfresco, eh? E le chiamiamo una per una. Ecco quanto sale Oristano. Oristano. Prosegue il nostro viaggio tra le giovani promesse dell'Atletica Isolana, ora è il turno di Anton Marco Musso, sempre dell'Atletica Oristano, è stata sua la terza prestazione italiana nel lungo 7,97, è stato un gran 2017 anche per te con questa grande prestazione personale. Sì, diciamo che ci siamo ritrovati a fine stagione perché all'inizio stagione abbiamo avuto qualche problema purtroppo. Ci siamo sbloccati sui risultati che finalmente valevo da tempo, purtroppo dopo i campionati italiani, però insomma, meglio tardi che mai. Ora si pensa al 2018, con quali obiettivi? Per il 2018 sicuramente rimanere stabili sulle misure che ho recentemente insomma, conseguito, e ovviamente conseguire importanti risultati nelle gare che contano ovviamente. E poi niente, si vedrà. All'interno della stessa squadra te e Lorenzo Patta, immagino ci sia un gran lavoro alle vostre spalle da parte dell'Atletica Oristano. Sì, nel senso abbiamo la fortuna di quest'anno di lavorare assieme, quindi è motivo di confronto sia per me che per lui, quindi siamo stimolati a vicenda. E poi ovviamente siamo sotto la guida di Francesco Garau, che è il meglio che si possa trovare. Si è parlato tanto del movimento dell'Atletica Sarda quest'oggi, io voglio chiedere quali sono le reali condizioni di salute del movimento a un atleta che magari ha una visione un po' diversa rispetto ai dirigenti, rispetto ai tecnici, come sta anche il mondo del salto in lungo, che è la tua specialità in particolare? No, vabbè, il mondo dell'atletica sarda rispecchia un po' il mondo dello sport in generale in Sardegna.
le società fanno fatica ovviamente come tutti quanti, perché ci si ritrova con poche risorse, i tecnici ovviamente non hanno compensi, quindi è difficile tirare avanti. Bisogna dire infatti grazie ai tecnici e grazie ai presidenti delle società che riescono a mandare ancora avanti queste piccole realtà. Niente, poi noi gli atleti ce la mettiamo tutta e basta. Grande in bocca al lupo e grazie mille anche ad Anton Marco Musso dell'Atletica Oristano, ricordiamo terza miglior prestazione italiana nel lungo. Torniamo a seguire la cerimonia che ormai volge al termine, sempre con il presidente della FIDAL Sardegna Sergio Lai al nostro microfono. Abbiamo sentito sostanzialmente le tre promesse più importanti dal punto di vista giovanile dell'Atletica Sarda nel 2017, mentre ora, come vedete, è il momento dei tecnici, è il momento dei giudici, delle persone che sono comunque fondamentali nell'Atletica Sarda. E allora andiamo a porgere ancora il microfono al presidente Lai. Patrick Otway. Patrick. Poi Enrico Piu. Maura Porcendo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.